Siamo alle nostre breaking news, subito in apertura all'export, perché c'è una battuta d'arresto per quanto riguarda l'oro puro. Il calo è brusco, ma per contro, come sempre accade, come si sottolinea nell'analisi della Camera di Commercio in questi casi, il comparto gemello, la gioielleria, sta andando molto bene, così come il comparto moda, dove Arezzo dà segni di ampia risalita. Parliamo poi del bilancio del Comune di Arezzo. È stato approvato il pluriennale 2024-2025. Il sindaco di Arezzo ha detto che cambierà il volto della città perché sarà possibile utilizzare i finanziamenti del PNRR. Chiudiamo poi con Medio Etruria. Cosa vuole la regione toscana? Ci siamo chiesti, visto e considerato che in un intervento ad Union Camere il presidente Gianni ha detto facciamola, è importante farla, non si è soffermato troppo sull'indicazione che è Creti, e vi abbiamo proposto e vi proponiamo nei nostri TG anche il viceministro che spiega come si è arrivati all'indicazione di Creti. Molto legata, appunto parla anche al polo logistico che dovrebbe nascere vicino a Casello Valdichiana. Non a caso il viceministro la chiama stazione Valdichiana. Queste le nostre breaking news, grazie per l'ascolto e arrivederci.